E eccoci tornati ancora in diretta, andiamo subito a salutare e a dare il buon anno al professor Alberto Villani, responsabile della pediatria dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Professor Villani, buongiorno e tanti auguri. Grazie anche a lei e agli ascoltatori. Grazie. Allora, questo nuovo anno è iniziato come al solito, è sempre questo il periodo con l'influenza, i bambini ne sono stati colpiti, io vedo dei numeri veramente stratosferici, è così? È così, anche quest'anno l'influenza sta facendo la sua parte, per fortuna è una forma non particolarmente violenta né che dà conseguenze particolarmente gravi, però chiaramente colpisce estesamente e ora ci avviciniamo proprio al periodo del picco, quindi dopo l'epifania in genere tra la seconda metà di gennaio e inizio di febbraio è sempre il periodo in cui ci sono più casi. Ecco, invece di ripartire con la scuola, quindi se ne stanno a letto i bambini con l'influenza, va bene, almeno se si sono salvati durante le vacanze forse è meglio così. Allora, questa influenza, lei stava dicendo che non è così grave come negli altri anni, qual è l'influenza quella che ricorda particolarmente grave? Beh, chiaramente alcuni anni fa c'è stato il problema famoso dell'aviaria, che è stato, diciamo, giusto, quello che un po' ha spaventato tutti, e poi abbiamo avuto delle influenze che non hanno così fatto particolari danni. In ogni caso, come sempre per l'influenza, la terapia consiste nello stare a letto, riguardati, tranquilli, non abusare di farmaci, perché talvolta l'errore che si fa, si tende a usare un po' troppo medicine, certo. Quindi quando la febbre è sopra 38,5 prendere qualche cosa, non c'è necessità di dare antibiotici e stare a riposo. Ecco, questo mi sembra un ottimo consiglio, ma io le volevo chiedere, quindi come si capisce che è realmente influenza? Quali sono i sintomi? Sono sempre gli stessi o c'è qualcosa in particolare quest'anno? Ma guardi, sono sempre gli stessi, quindi il bambino in genere inizia a mangiare meno, compare la febbre, molto spesso ci sono dei sintomi che interessano l'apparato respiratorio, quindi il naso che cola, la tosse, un po' di disfonia, un senso di stanchezza. E quindi in genere questi sono i sintomi e sono sempre gli stessi, e quindi l'approccio è quello un po' di tutte le influenze, ma anche di molte malattie virali, quindi ripeto, essenzialmente stare a riposo e prendere dei farmaci solo se la febbre va sopra 38,5. Ecco, diretto. Quindi lei consiglia addirittura di non prendere nulla a meno che ci sia qualche complicazione? Allora, qualora i sintomi fossero particolarmente importanti o duraturi, quindi chiaramente dinanzi a un bambino che respira male, che è molto affaticato, che è molto molto diverso dal solito, allora è il caso di interpellare il medico e valutare, quindi non è che l'antibiotico non va mai dato, ci sono dei casi in cui su parere del medico va dato, certo. Però è sbagliato e non va fatto di prendere l'antibiotico ogni volta che c'è un po' di febbre. Ecco, quindi, l'automedicazione, c'è un abuso di antibiotici nel nostro paese, lo sappiamo purtroppo. Ma guardi, l'automedicazione, diciamo che una mamma, e in genere le mamme, soprattutto chi ha più figli, ma anche dopo, quando il bambino cresce un pochettino, sappiano gestire delle situazioni non complicate, è auspicabile, è un'ottima cosa, e questo le nostre mamme per fortuna in gran parte lo sanno fare. Quello che va evitato appunto è la fritta del dover dare un qualcosa, ricordarsi, certo, che l'influenza è una malattia virale e contro i virus l'antibiotico non serve, semplicemente, ecco, questo. Questa è la cosa più importante, e poi è il suo decorso, immagino, come un po' pure il raffreddore, bravissima, dura quel tot di giorni. Ha una sua durata che può andare da 3 a 7, 10 giorni, e quello che è molto importante anche è il decorso dopo la malattia, quindi evitare di rimettersi, adulti o bambini che si sia, nella mischia immediatamente, ma dare all'organismo 24-48 ore per riprendersi un pochettino e poi riprendere le normali attività. Ecco, parliamo della vaccinazione. La vaccinazione è ancora possibile e a chi è consigliata? Guardi, diciamo che ormai siamo un po' fuori tempo massimo della vaccinazione. La vaccinazione andava fatta qualche settimana fa ed è consigliata a chi ha più di 65 anni molto fortemente, e poi a quei bambini che rientrano in quelle che sono considerate le categorie a rischio, quindi bambini che hanno problemi al cuore, all'apparato respiratorio, che hanno delle sindromi, problemi endocrinologici, per esempio chi ha il diabete. Tutti questi bambini devono essere vaccinati. Quindi ma non essere tutti, vaccinati, non si consiglia a tutti i bambini. Ma allora, chi si vaccina non certo fa male o sbaglia.
sbaglia. Certo. Però ecco, non c'è una raccomandazione forte a farlo, mentre nei bambini, nei soggetti a rischio, c'è la raccomandazione a farlo. Quello che è paradossale è che non viene fatta, nel senso che anche i bambini a rischio sono vaccinati nel 30-40% dei casi massimo, e questo li espone a dei rischi, perché mentre in un bambino che è sano, immunocompetente e non ha problemi particolari, l'influenza è una malattia relativamente banale, in questi bambini invece può rappresentare un problema, certo, molto serio e mettere addirittura a rischio la vita. Ma perché nel nostro paese non è così accolto per bene il vaccino? Ma guardi, è una storia lunga e non so se abbiamo il tempo di percorrerla tutta. In poche battute c'è questo: praticamente nei confronti dei vaccini c'è diffidenza. Questa, sì, diffidenza ha moltissime ragioni. Forse la più importante è proprio quella che le malattie per le quali ci si vaccina, quindi non solo l'influenza ma anche malattie più complesse, non si vedono più. In realtà però il fatto che non si vedano non significa che non esistono o che non sono pericolose. Purtroppo ancora oggi, lei pensi, ci sono più di 6.000 casi di morbillo in Europa, ci sono 30 morti l'anno di morbillo, 30 casi di encefalopatia, quindi sono numeri spaventosi, ma non se ne parla e quindi forse il problema viene preso un po' sotto gamba. Questo è un aspetto, e l'altro, forse abbiamo anche delle responsabilità noi medici, e mi perdoni se lo dico, anche voi giornalisti, nel non probabilmente dare sufficienti spiegazioni. È chiaro che il vaccino rappresenta sempre una misura che noi adottiamo e quindi è un qualcosa che noi facciamo in un bambino che sta bene. Allora il rischio delle possibili controindicazioni in genere rappresenta un freno molto forte. Allora, dobbiamo essere bravi noi a spiegare che in realtà tra rischi e benefici, i benefici sono sicuramente maggiori. Ecco, il vaccino ogni anno chiaramente cambia. Certo, perché viene elaborato su quello che avviene nell'altro emisfero, quindi si cerca di prevedere quali sono i germi, i virus influenzali che saranno più coinvolti, e si prepara in genere una miscela, quest'anno ne prevedeva tre, che possa coprire. E anche quest'anno, come tutti gli anni, fortunatamente la miscela, chiamiamola così, è stata fatta secondo tutti i criteri e quindi era protettivo il vaccino. Ecco, parlando proprio di protezione, dopo quanto tempo occorre affinché diventi una protezione ottimale? Ottimale 3-4 settimane, ed è questo il motivo per cui il vaccino esce a ottobre in genere, e diciamo l'influenza parte un pochettino più in maniera più impegnativa da dicembre, quindi deve essere fatto con qualche settimana. E quindi un solo vaccino chiaramente copre per tutta la stagione, non è che se viene fatta ad ottobre poi non arriva a febbraio o a marzo. Esatto, è giustissimo, quindi una volta che viene fatto siamo protetti. Molto bene, allora diciamo qualcosa, cerchiamo di invitare un po' i genitori a vaccinare i propri figli, anche se adesso ormai siamo fuori tempo, però potrebbe servire anche per l'anno prossimo. E io la ringrazio di questo, sì, quello che è molto importante, soprattutto nei bambini, ripeto, che hanno delle cardiopatie, i bambini con sindrome di Down, i bambini che hanno il diabete, con malattie broncopolmonari gravi, i bambini che hanno problemi neurologici importanti, quindi sono dei bambini che chiaramente sono un po' più delicati degli altri, allora non è proprio il caso di esporli al rischio dell'influenza, che, ripeto, può essere banale ma può essere anche molto aggressiva, e di sicuro lo diventa in chi è un po' più debole. Certo. Allora, vanno proprio protetti. Non solo, visto che mi dà questa opportunità, dico che in realtà i primi a vaccinarsi dobbiamo anche essere noi medici. I medici e gli infermieri in Italia si vaccinano molto poco, e questo non va bene, perché noi ci dobbiamo sempre ricordare che non ci vacciniamo per proteggere noi stessi, ma ci vacciniamo per evitare di essere noi gli untori. Quindi lei immagini quanti danni può fare un medico, certo, che ha l'influenza nella fase iniziale e visita magari un paziente cardiopatico e lo contagia. Anche perché il virus poi si trasmette in maniera abbastanza semplice. Facilissima, purtroppo. Veramente basta stare a contatto relativamente vicini, a un metro e mezzo, e parlare, e già questo basta per essere contagiati. È chiaro che poi l'altra misura da adottare è lavarsi bene le mani, cercare di coprirsi quando con un fazzoletto. Ecco, quindi basta venire a contatto con la saliva, quindi che ne so, un colpo di tosse, uno starnuto. Certamente. Ecco, questo rappresenta importantissimo il modo per veicolare e diffondere il virus. Ecco, c'è una... quando è che si è più contagiosi? Ma guardi, diciamo che si è contagiosi da quando iniziano i sintomi, sicuramente in maniera più significativa, proprio perché il virus
quasi sempre dà come sintomo un interessamento delle vie respiratorie e quindi c'è secrezione dal naso e quindi chiaramente uno starnuto, il parlare fa sì che il virus si diffonda in maniera molto più semplice. Allora anche in quel caso è molto importante, ripeto, proteggersi quando si starnutisce, se si ha l'influenza, e lavarsi frequentemente le mani. Questa è un'altra cosa importante. Sì, anche perché poi i bambini portano le mani alla bocca con molta facilità, i giocattoli, poi soprattutto negli asili nido e per questo si contagiano delle classi intere. Certo, ci sono poi delle decimazioni. In pochissimo tempo. Molto bene. Professor Villani, io la ringrazio. Grazie a lei. E le auguro ancora una volta un buon anno. Grazie anche a lei e a tutti i radioascoltatori. Buon anno. Grazie. Sì, ringraziamo il professor Alberto Villani, responsabile della pediatria generale dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma.